Maddalena Crepeti. Maddalena Crepeti è la bella e giovane figlia del potente psichiatra Maddalena Paolo Crepeti. Maddalena Crepeti è la bella e giovane figlia del potente psichiatra Paolo Crepeti. Io lo vengo a sapere recentemente che il potente psichiatra Paolo Crepeti ha una bella e brava figliola che si chiama Maddalena Crepeti. E vengo a sapere che questa bella e brava figliola del potente psichiatra Paolo Crepeti si chiama Maddalena Crepeti e frequenta la pregiata scuola Holden, dove ti insegnano a scrivere i romanzi. E cara Maddalena Crepeti, io sono questo signore qua, guarda Maddalena Crepeti. Lo sai Maddalena Crepeti, io vado verso gli 83 anni, Maddalena Crepeti, lo sai, guarda, questo sono questo qua, lo vedi Maddalena Crepeti, guarda, eccomi qua Maddalena Crepeti. E questo è il mio ultimo romanzo, Maddalena Crepeti. Cara Maddalena Crepeti, io ti voglio tanto bene, Maddalena Crepeti. Se tu mi fai pervenire il tuo preciso recapito postale, Maddalena Crepeti, figlia del potente psichiatra Paolo Crepeti, io, Serafino Massoni, ti faccio pervenire a mie complete spese e questo mio ultimo romanzo storico, guarda, Maddalena Crepeti, è intitolato La cometa dell'imperatore ed è ambientato tra il 1200 e il 1250 dopo Cristo, ai tempi del grande imperatore Federico II di Svevia, che era imperatore del Sacro Impero Romano Germanico. Questa è la casa editrice, Maddalena Crepeti, guarda, Edizioni Efesto, la distribuzione Messaggerie Libre, in tutte le librerie si trova questo, Maddalena Crepeti. Guarda Maddalena Crepeti, che io mica l'ho frequentata la scuola Holden, sai, per scrivere i miei romanzi. Sapessi, sai Maddalena Crepeti, io ho scritto pure un romanzo intitolato La Lama e la Rosa, che è stato pubblicato dalla casa editrice internazionale Hachette. E ha venduto circa 50.000 copie, ed io come diritti d'autore dalla casa editrice internazionale Hachette ho percepito oltre 15.000 euro, sai, Maddalena Crepeti. Oh, senza frequentare la scuola Holden. Ah, prima che il video finisca, vi faccio sentire alcune parole del potente psichiatra Paolo Crepeti, in riferimento alla sua brava figliola Maddalena. Sentiamo cosa dice Paolo Crepeti, potente, sentiamo. No, il congiuntivo, che c'è gente che una volta con mia figlia ha detto vedrai che uno lo dice bene. Mi ha detto Maddalena, tu non devi essere più. Avete sentito? Avete sentito quanto è fortunata la bella e brava Maddalena Crepeti, che è figlia di un potentissimo psichiatra. Un potentissimo psichiatra, Paolo Crepeti, e Paolo Crepeti, potentissimo psichiatra, fa i video e in qualche suo video nomina pure la figlia Maddalena. Allora io voglio dire una cosa, senti Maddalena, io qua ho visto un post dove c'è la tua immagine, dici sono nata a Roma nel 1994, a Roma si dice, scusami Maddalena, si dice me coglioni. Poi c'è scritto che c'hai la tua passione per la letteratura, e poi dici che il tuo primo romanzo è intitolato Due fabbriche negli occhi. Io ho cercato dove è stato pubblicato questo tuo primo romanzo, Due fabbriche negli occhi, ma non ho trovato la casa editrice. Ho trovato un file dove c'è questo tuo primo romanzo, Due fabbriche negli occhi, ma non l'ho trovata la casa editrice. Ma fammelo sapere, Maddalena Crepeti, tu parli di questo tuo primo romanzo, Due fabbriche negli occhi, ma io non l'ho trovato pubblicato, non ho visto la casa editrice. Fammi sapere qual è la casa editrice, Maddalena Crepeti, perché io me ne intendo, sai? Lo sai Maddalena Crepeti che il 98% dei libri pubblicati sono pubblicati a spese dell'autore? È il 98%, lo sai che l'Italia pullula le case editrici che pubblicano a spese degli autori? E tu l'hai letto? È il grande romanzo
è il pendolo di Foucault, il pendolo di Foucault, che l'ha scritto l'autore del nome della rosa, il nome della rosa. L'autore del romanzo Il nome della rosa ha scritto pure tanti altri romanzi, tra cui Il pendolo di Foucault. Il pendolo di Foucault è dedicato agli autori a proprie spese. E nel pendolo di Foucault gli autori a proprie spese sono chiamati con l'acronimo APS, autori a proprie spese. In pratica il pendolo di Foucault è tutta una descrizione di ciò che avviene in Italia con i romanzieri che scrivono i libri pagandoli di tasca propria. E questi editori a pagamento sono tutti felici e contenti, tutti felici e contenti. Tu fammi sapere, Maddalena Crepet, che sei figlia del potentissimo psichiatra Paolo Crepet, fammi sapere dove l'hai pubblicato questo tuo primo romanzo, questo tuo primo. Io sul web ho cercato, ma non l'ho visto pubblicato. Senti, Maddalena Crepet, io, Serafino Massoni, mica l'ho frequentata la scuola Holden e non ho frequentato nessun'altra casa, nessun altro corso di scrittura creativa. Sai, eppure guarda quante opere che ho pubblicato. E qua ribadisco che tra le opere che ho pubblicato c'è pure il romanzo storico La lama e la rosa, pubblicato dalla casa editrice internazionale Hachette, che ne ha venduto circa 50.000 copie. E io ho avuto diritti d'autore per poco più di 15.000 euro. Maddalena Crepet, senti Maddalena Crepet, se tu vuoi davvero entrare nel mondo dell'editoria, tu rivolgiti a Serafino Massoni, rivolgiti. E ci penso io. Tu affidati alle mani di Serafino Massoni, Maddalena Crepet, capito? Perché Serafino Massoni è il mondo editoriale, lo conosce meglio delle sue tasche. Affidati a me, ci penso io a farti entrare nella grande editoria. Va bene Maddalena Crepet? A te Maddalena Crepet, al tuo papà Paolo Crepet e a tutti voi cari amici, tanti cari saluti da la cometa dell'imperatore. Ok.